Massa Marittima, provincia di Grosseto, questa è la famigerata scalinata, una salita abbastanza ripida, io direi, boh, 60%. Carlo, un 60% questa salita, che dici? Ti devi rapporto all'altro più salite a voltare. Quindi direi che ci siamo come Anche pendio. assieme ci sono Sì, delle così ripide. salite ripidissime. Sì, bellissima giornata di ottobre, non mi stanco di dirlo. Con caparbietà ci arrampichiamo su. La scommessa era se parte del nostro gruppo ha davvero fatto ciò che ci aveva anticipato, o meglio, se avessero o meno avuto l'energia, la determinazione di fare la salita e di segnare in qualche modo il passo. E io devo dire che sì, lo hanno fatto, a dispetto di noi che eravamo al bar giù in piazza a mangiare caramelle. E infatti, eccoli là, ecco il resto di noi che ci osserva con aria un po' canzonatoria, eh? Le cosce. Oh, ragazzi, come ricompensa per la salita che abbiamo affrontato, c'è una caramella. Solo Vai, voi siete quattro, le uno, due, caramelle sono tre, tre. uno, due, tre. Chi è che? Poi prendo io le Due la fragola. Vai. Boh, grande Iulio fa uno sforzo di, come dire, di empatia e lascia gli altri consumare la caramella. Aspettiamo Maria Crispina, arrivi. Te la mangiata? Non arriva, si deve Io essere non posso fermata a mangiare più niente. guardare C'è il lo zucchero, cane neo hippie, non mangio. barboncino capellone, che sedeva col suo referente umano all'inizio del sentiero. Questa è la piazza che accoglie i visitatori con la lingua di fuori che arrivano fin qui dopo aver percorso quella ripidità di 60, del 60%, ma so, giusto una cinquantina di metri. Probabilmente ai piccoli, dice, ha le mammelline. Eccoci qua, chissà come si chiama questa piazza, vediamo un po'. Allora, lì c'è il cartello, vediamo se anche questa cittadina è rimasta segnata dai pisani, come è stato il caso della visita la settimana, 2 settimane fa a Scarlino, che c'è la Rocca Pisana. Qui è piazza Giacomo Matteotti. Già piazza Petronia, già piazza dell'Orologio, un angolo sicuramente caratteristico e orgogliosamente ostentato nella cittadina maremmana, l'Alta Maremma. Non so se qui si può definire Alta Maremma, questo è un agnellino. Qui c'è una casupola davvero molto caratteristica. Qua ci sono altre strade che portano verso angoli più periferici della cittadina. Davvero un bel posto, grazie anche al tempo che è fresco, luminoso. Questa è la torre dell'orologio, mi immagino, credo che accolga anche visitatori, però si entra pagando un biglietto. 2 euro per l'invalide comunità. 2 euro per entrare. Vediamo un po' se ce la fa arrivare, ma secondo me ci ha rinunciato, e se invece avesse deciso di raggiungerci, arriva qua da noi con la lingua che gli truscia in terra. Infatti, ecco, ha deciso di non. Ma torniamo giù, va. Si torna giù, gente? Sì. Ha deciso di non seguirci. Le vecchie mura. Agostino, secondo te quando risalgono queste mura? Boh, sarà un 1300? Boh. XII secolo. XII? 1300, ci ho indovinato. Quindi le mura del XII secolo a Massa Marittima. Ora si fa la strada all'ingiù,
Questa è una scalinata che io ricordo estremamente rischiosa da fare d'inverno, perché si scivola. Ma ne è bagnato, ghiaccio. Oggi sotto il sole invece ce la facciamo con una certa tranquillità. Siamo attenti uguali. Sì. Per l'erba. Gli dedichiamo comunque attenzione. Passare di qui ci dà davvero un'idea dell'antichità, dell'età storica, che queste pietre, questi gradini, queste case rammentano a tutti i visitatori che vi transitano. Io sono sicuro che Maria Cristina si è fermata qui col tipo del cane a parlare di cani, vediamo un po' se mi sbaglio, ma penso che non mi sbaglio. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, non è qui. Questo è il cagnolino neo hippie che dicevamo prima. Ciao bello. Come si chiama il cane? Come? Fiocco. Ciao Fiocco. Ah, poi c'è Lilli. Ok. Ciao Fiocco. Questo è un negozio di artigianato. E ancora giù e giù. Nessuna traccia di Maria Cristina, dove sarà finita? Ah, eccola qua, pensavo che ti sarà persa. No, ho fatto la scala su e giù. Ma non ti sei visto su però. Però io c'ero. La caramella l'hai mangiata uguale. Dai, ci fidiamo di te, dai, l'hai fatta la salita. Guarda, lo sai da che cosa lo capisci? Ho visto la pecorina. Ah, l'hai vista? Quindi se ho visto la pecorina vuol dire che sono stata... Ok, te lo concedo. Quindi adesso ce ne torniamo giù nella piazza principale, dove c'è il Duomo. Poi magari ci si siede un pochino, ci si rilassa, si fa due parole. È così che passiamo bene il tempo, assegnando il giusto valore al territorio grossetano, che ci offre ogni settimana momenti che ispirano. Siamo genti fortunate noi maremmani. Eccoci qua. Un saluto a tutti da Casama.